iniziamo. Prego Marco Affronte di salire. Volete venire più avanti? Facciamo come a scuola. Tanto qui siamo fra amici. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Questo è un incontro tematico dedicato al mondo della pesca e per estensione un po' alla vita del mare, al benessere o allo stato di salute del mare. Abbiamo davvero tanto pressato Marco affinché fosse qui. E senza adesso entrare nel novero di questioni anche un po' personali, è davvero il fatto che tu sia qui testimonia proprio la sua buona volontà e la sua voglia di parlare del mare, perché lui lo ama profondamente. Per cui al di là di tutto, credetemi, è davvero un sacrificio, ha rinunciato a qualcosa per essere qui oggi, per cui accogliamolo con un applauso. Dicevo, ci vogliamo sedere? A breve arriverà anche Rosa D'Amato, che è un altro europarlamentare, Marco Affronte è un europarlamentare del Movimento 5 Stelle, quindi in Europa si occupa di pesca, del mare. E questo, io vorrei dirvi solo due cose, così come preambolo, così insomma rispettiamo un po' l'atmosfera. Uno, come ha detto anche fuori ai giornalisti, ma ci rendiamo conto delle potenzialità che abbiamo a Manfredonia per quanto riguarda la formazione delle nuove, dei nuovi operari, dei nuovi artigiani, e mi riferisco nello specifico all'istituto nautico. Il nautico è una risorsa pazzesca che potremmo avere, ma complice anche un po' la miopia della classe dirigente, per cui i figli dei dirigenti andavano o al liceo scientifico o al classico della ragioneria, il nautico è stato lentamente lasciato a se stesso, è stato lentamente abbandonato, adesso anche sfrattato, e quindi un nautico che è in montagna, vabbè, questo dice lunga sulla lungimiranza, sulla appropriatezza dei nostri ex ormai amministratori, ma soprattutto è una scuola, è un modo di vita che può dare delle risposte alla crisi occupazionale di oggi, perché con nautico apprendi delle professionalità di tipo meccanico, di tipo navigativo, di tipo matematico, e sono tutte risorse che adesso un ragazzo, un giovane, si può spendere in tanti ambiti. E questo dovrebbe far pensare. Quindi, dal nostro punto di vista, uno dei nostri impegni che assumiamo anche qui oggi, sia come candidato consigliere regionale, sia come lista, quindi come candidati consiglieri comunali, sarà quello di batterci affinché il nautico riassuma molta di quella unità che purtroppo finora non ha avuto oppure ha perso. Secondo, io mi sono domandato diverse volte, non sono mai uscito con un peschiere sul mare, però amando la fotografia ho visto diversi reportage sulla vita in una barca. Mi piacerebbe anche farne uno prima o poi. Dicevo, ma sapete, voi lo sapete benissimo, è una domanda che faccio un po' a me stesso e agli altri amici che hanno sempre i piedi sulla terraferma, ma sapete cosa significa stare 4-5 giorni in mezzo al mare in cui non c'è da nessuna parte un punto di riferimento? Cioè c'è solo orizzonte. Correggetemi se sbaglio. Esatto. È così. Occorre avere una struttura mentale, io mi occupo un po' di psicologia, di mondo della psiche, quindi perdonate un po' la mia impressione in questo senso, ma occorre avere anche certe caratteristiche umane e psicologiche per reggere, altrimenti una volta tornato a terra, la settimana successiva non ci vai, non ritorni in questo deserto d'acqua. E questa potrebbe essere, se studiata, perché di fatto gli studi psicologici non ne trattano, questo potrebbe essere un enorme filone veramente interessante per cosa? Per la resilienza. La resilienza è un termine di psicologia preso in prestito dall'ingegneria che individua la capacità con le nuove persone, noi individui, di rispondere agli stress della vita. Significa quanto riusciamo a essere noi stessi quando viviamo una situazione stressante, quando viviamo una situazione difficile, e dove troviamo le risorse per andare avanti, per non lasciarci andare,
per non lasciarci cadere. Ebbene, secondo me uno dei modelli che andrebbe studiato e approfondito è proprio quello di cosa succede e di come di chi va per mare. Chi va per mare ha comunque dei pensieri, ha una struttura psicologica che è veramente forte, è interessante, e quindi questo potrebbe essere, se studiato, un modo veramente interessante, una ricchezza, davvero una ricchezza, per poi far fronte a cosa? A quello che oggi è il male del secolo. Sapete quali sono i farmaci più diffusi al mondo? I psicofarmaci. Siamo fragili, siamo psicologicamente fragili. Lo siamo un po' tutti, lo saremo ancora di più. E allora cosa succede? Dobbiamo pensare a come risolvere questa cosa, dobbiamo pensare a come educare le prossime generazioni in un verso in cui loro possono avere delle frecce al loro arco, quanto sanno, possono avere delle risorse interne a cui attingere quando la vita picchia duro. E voi sapete benissimo che la vita picchia duro, se siete per mano o no. Noi lo sappiamo che è un pescatore, ma molta gente non lo sa. Esatto, io questo. Perché vede solo quello che si vede nel paese, quello che si vede non lo sa. Io 3 anni e mezzo fa sono andato a un convegno a Monopoli. Prego, venga qui a sentire, così sentiamo tutti, perché altrimenti. No, qua mi sentono tutti. Io 3 anni fa sono andato a un convegno a Monopoli. Ma no, non mi piace parlare con loro. C'è una voce abbastanza. Ho avuto l'onore di parlare con l'onorevole Gianni Pittella, per chi lo conosce. Abbiamo raccontato un po' i problemi del mare. Lo sai cosa ha detto? Di tutto quello che mi stai dicendo, per me è tutto nuovo, perché le fede adesso ci dicono, i pescatori stanno tutti bene, mangiano e bevono tutto per il mondo. Vi farò per qualcuno, sono passati 3 anni e mezzo, io non ho sentito ancora niente. Ha messo tutto a tacere. E scusa, fate tutti così, sono tutti i chiacchi quelli che stai dicendo, tutti quanti. Per me siete tutti uguali. Vabbè. Perché io ho le mie esperienze personali, 3 anni e mezzo fa, ci ha promesso, vi farò sapere, ci hanno messo la legge, la comodità, la maglia 50. Ma sai cosa vuol dire la maglia 50? Beh, ma adesso del tecnicismo poi parliamo con Marco, se ci concede mezz'ora del suo tempo. Fa ancora il premio altra volta, non ti preoccupare, sto qua per parlare. Infatti siamo qui per questo, io era solo un cappello per poi dare una parola. No, io quest'anno sfonderò, non mi preoccupare, quest'anno il treno è partito. Prego. Avete parlato dell'istituto nautico, sì. Era una delle scuole che io volevo andarci, però per fortuna adesso ci va più figlio, sì. E non gli piace fare una cosa che ti attrae, ma l'istituto nautico è incompleto, perché non forma i ragazzi, anche dopo diplomati non serve a niente. Perché non finisce di studiare i ragazzi. Dopo essere diplomati ci vogliono ancora altri 20.000 euro perché si deve andare a accendere dei corsi di sopravvivenza dicendo GMSS, Medical Carry e medicine, per poter fare l'attività del comandante. Sì. Dunque, a che serve una scuola che fa il suo percorso a metà? Ma infatti abbiamo detto che vogliamo implementare questo. La scuola deve preparare i ragazzi, sì. E uscirli pronti per il mondo del lavoro. No, che gli si tengono i soldi, non devono essere capi corsi. E se avete visto su questo, poi ti dà con la scuola, capisco dove ci ha portato le nuove leggi europee. Sì, beh, adesso le sentiremo. Perché un prima bastava che uno si diplomava a Napoli, faceva la domanda alla società, si imbarcava, andava a lavorare, faceva la capetta del ufficiale, del secondo ufficiale, del ufficiale e vedi se. No! Se non c'è quei corsi là, non c'è fatto niente. No, come la scuola di Napoli, sono anche le altre scuole. Nicola, ascolta, deve avere i corsi, deve pure lanciare forte. Comunque, adesso... concedeteci 40 minuti. E infatti qui siamo tutti a parlare. No, loro prendono sempre la riforma della scuola, a scuola deve preparare la ragazza al lavoro. E su questo siamo. Devo andare a mercato, qua fu mercato, a questo per no, che quindi andati a organi. Però se consideriamo che anche il corso laurea che dopo deve fare tanti corsi post laurea,
purtroppo è un male che affligge tutta la scuola italiana, cioè andrebbe proprio ripensato. La cosa che dà fastidio è che i nostri parlamentari prendono gli italiani per imbecilli, invece la popolazione italiana è abbastanza istruita e capisce queste cose qua. Poi invece ci prendono dei quelli che mi sono massimi ignoranti. No, la popolazione italiana è intelligente e capisce queste cose qua. Allora Marco, avrei capito che sarà una discussione molto interessante. Questo microfono funziona? Prova, sì, funziona. Allora Marco, raccontaci qualcosa di te e poi man mano sentiamo anche le domande. Allora, intanto buonasera, grazie per avermi invitato. Io sto facendo un giro in Italia andando proprio a incontrare i pescatori ed è il motivo per cui parlerò poco, perché voglio che parliate voi alla fine. Io sono stato, negli ultimi mesi sono stato in Sicilia, a Mazara del Vallo e a Milazzo, sono stato a Chioggia, alcune marinerie le conosco ovviamente direttamente perché io sono di Rimini, quindi ci sono anche le marinerie della mia zona, insomma, della Romagna, sono stato a Civitanova, sono stato in diversi posti, andrò in Calabria tra penso un mese, cercando di incontrare i pescatori. E cercando di fare una piccola premessa che è quello che faccio adesso e poi però di prendere invece quello che voi avrete da dirmi e ci sta tutto, ci sta anche la reazione del Signore che ho visto già decine di volte perché quello che sta succedendo alla pesca italiana non lo devo raccontare io, voi lo sapete e gran parte di quello che sta succedendo, non tutto, ma gran parte è una conseguenza di quello che succede in Europa. Per cercare di capire quello che voglio dirvi, le poche cose di cui voglio raccontarvi. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Rosita Marti, che è l'altro risultato più importante. Per cercare di capire meglio quello che voglio raccontarvi dopo, andando nello specifico della pesca, è importante che faccia alcune premesse. Una riguarda proprio il funzionamento del lavoro dei parlamentari europei e poi invece il modo in cui vengono decise le politiche in generale, in particolare per quelle arriverà a quelle della pesca. Voi lo sapete o comunque da fuori il quadro che riguarda l'Unione Europea è abbastanza complicato. Io un anno fa, in questo periodo, ero in campagna elettorale, cominciavo a scoprire il funzionamento dell'Europa, ma sinceramente non ne sapevo tanto, così come molti cittadini non lo sanno, poi ci sono cittadini invece informati che lo conoscono anche molto bene. E l'Europa essenzialmente ha tre teste e questo è uno dei suoi problemi, che dovrebbe invece servire a un migliore funzionamento, ma che in realtà spesso è un problema. Le tre teste dell'Europa, tra l'altro, hanno anche dei nomi simili fra loro, quindi è facile confondere, mentre invece i loro poteri sono molto differenti. La testa principale dell'Unione Europea è la Commissione Europea. La Commissione Europea è fatta da persone che vengono nominate da un presidente, quindi non elette, nominate da un presidente. Tutte le leggi che ricadono sugli stati e quindi su di voi vengono preparate dalla Commissione Europea, che è l'unico organo che può proporre delle leggi. E vi ripeto, sono delle persone che non sono elette, sono delle persone nominate. È già antidemocratica. Commissione Europea quindi è quella che propone le leggi. Queste leggi, in particolare dal 2009, quindi con il nuovo Europa del Trattato di Lisbona, prima di diventare vere e proprie normative europee, passano attraverso un percorso perché la Commissione chiaramente le propone, però non è detto, anzi, non è quasi mai così che queste leggi vadano già bene di per sé, ci deve essere l'intervento delle altre due teste dell'Europa che le sistemano, le modificano e cercano di migliorarle. E qui entriamo in gioco noi perché due di queste altre due teste, una è il Parlamento Europeo, l'unico di questi tre organi, che io continuo a chiamare queste tre teste, perché spesso litigano anche tra di loro, l'unico che è eletto dai cittadini, l'unico è del Parlamento Europeo. La terza testa, e ricordatevela bene perché poi tornerà fuori perché ha un ruolo fondamentale in quello che voglio dire che riguarda proprio la pesca, è il Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo sono i ministri
dei vari stati che si riuniscono e hanno il loro potere per influire su questo percorso delle leggi. Quindi se domani o la settimana prossima devono parlare di ambiente, si riuniranno i ministri dell'ambiente dei 28 stati e faranno il consiglio sull'ambiente. Se si devono parlare di pesca, si riuniranno i ministri della pesca. Chi ce l'ha? In Italia non abbiamo il ministro della pesca. Adesso ci vuole un applauso. Dai. Non c'è. La pesca in Italia viene vista come una piccola parte del Ministero dell'Agricoltura. Ora, l'Italia ha 8.300 km di coste, non ha un ministro del mare, non ha un ministro della pesca. E questo è già un primo problema che tornerà fuori quello che vi dirò. Cosa succede? Che la comunità europea fa una proposta di legge, diciamo che riguarda l'agricoltura piuttosto che la pesca, piuttosto che tematiche ambientali. Questa proposta di legge, che è appunto una proposta, cade sul Ministero, sul Parlamento europeo, che deve cominciare a guardarla, a modificarla, a migliorarla. Ovviamente a seconda del tema che tratta la proposta, non è che tutto il Parlamento studia tutte le normative che passano, ma ci sono 20 commissioni diverse. Anche qui altra confusione, le commissioni in cui noi lavoriamo non hanno niente a che vedere con la Commissione europea, che invece è proprio l'attore principale. Quindi la Commissione europea fa una legge che riguarda la pesca, questa legge, questa proposta di legge passa per la Commissione pesca e il Parlamento europeo. Le commissioni sono appunto, come detto, una ventina, hanno composizioni diverse, la Commissione pesca è una delle più piccole e questa ha delle ricadute molto importanti su quello che succede dentro, perché dentro la Commissione pesca ci sono soltanto 25 persone, 25 eurodeputati. Tanto per fare un confronto, la Commissione Ambiente, che è l'altra commissione di cui io sono titolare, ha 69 deputati, quindi è abbastanza grande. Agricoltura, regno, è una quarantina. La Commissione Pesca è una delle più piccole. Quindi la proposta passa dentro la Commissione Pesca, viene modificata, emendata, eccetera, eccetera, e poi si va a discuterla, infatti, con quello che si chiama in un caso il trilogo, dove 3x3 enti si mettono insieme, quindi Commissione, Parlamento e Commissione europea, e cercano di dare la forma definitiva a questa proposta normativa che dopo diversi passaggi, se tutto va bene, finisce lì e diventa una normativa europea, che può essere un regolamento o può essere una normativa. Questo è il percorso, è importante perché giustamente ogni volta che io incontro i pescatori, ma non solo i pescatori, in generale, e che mi dicono, no, voi al Parlamento europeo fate delle leggi che uccidono la pesca, che uccidono l'agricoltura, eccetera. Noi siamo una parte di questo processo, noi possiamo mettere la voce, possiamo mettere le nostre idee per cercare di modificare queste proposte, che però arrivano da un altro ente che appunto è la Commissione europea. La Commissione pesca è composta da 25 eurodeputati. Di questi 25 eurodeputati, 3 sono italiani. Questi 3 italiani sono io, che sono appunto del Movimento 5 Stelle, una deputata ligure del PD e un deputato veneto di Forza Italia. Ora, voi capite che per quanto si cerchi di fare, ovviamente, di cercare di coprire gli interessi di tutta, non solo prima di tutto del paese, ma poi in generale, è chiaro che anche l'estrazione dei deputati che sono in una data commissione ha un certo peso. Fino agli anni scorsi, per esempio, in genere i deputati italiani che partecipavano alla commissione pesca erano quasi sempre di provenienza meridionale. Questa volta siamo in 3 e non c'è nessuno di provenienza meridionale. Io sto girando, sono andato in Sicilia, tra l'altro sono stato in Sicilia 2 mesi fa a incontrare appunto quelli di Mazara del Vallo. E non è facile perché noi siamo a Bruxelles tutta la settimana e l'unico tempo di disposizione che abbiamo per muoverci è il weekend. Tanto per capire un po' anche come funzionano le cose, un deputato di un altro gruppo mi ha detto: ma perché vai in Sicilia e fai un viaggio così lungo adesso, che tanto le prossime elezioni europee sono fra 4 anni? Cioè, nel senso che loro si muovono quando c'è il turno elettorale, altrimenti il loro mandato finisce lì praticamente. Io vado adesso perché la Commissione pesca è difficilissima. È una commissione molto tecnica, molto agguerrita, e io ho bisogno di capire
da chi me lo può dire di prima mano, cioè dai pescatori, ho bisogno di dire quali sono le cose che devo andare a portare là dentro. Pur avendo un potere purtroppo limitato, però devo essere consapevole, perché una volta che io faccio un emendamento e cambio una parola e cambio una firma, se poi quella rimane nella normativa definitiva, va a incidere sul lavoro di queste persone. Cioè le normative cambiano la vita e il lavoro delle persone, quindi io devo essere sicuro di quello che vado a fare là dentro. E l'unico modo che ho per farlo è andare a parlare con le persone che lavorano in quel mestiere. Io per 15 anni, per 15, quasi 18 anni, mi sono occupato di mare, però sono un biologo marino. La pesca non la conosco tanto, ho lavorato un sacco con i pescatori perché lavoravo sulle tartarughe marine, quindi con loro li conosco tantissimo, ma questo non basta per conoscere il mondo della pesca, assolutamente. Io quando ogni volta che mi incontro dico io sono qui, vi dirò quattro cose, ma poi parlate voi perché io ho bisogno di capire come funzionano queste cose, ho bisogno di capire anche quali sono le problematiche. E poi arriviamo a quella che è l'idea del perché adesso la pesca è così critica. E c'è dentro lo sviluppo dell'Unione Europea, non solo quello, ovviamente c'è, è molto molto importante. Siete molto umili. Andiamo avanti. Una parola perché non la voglio interrompere, perché mi piace ascoltarla. Avete detto i migliori di oggi, forse saranno noi pescatori, che noi conosciamo molto bene quello che succede in acqua. Adesso è contato per il lavoro il biologico. La volta che bisogna fare. Questi qua, questo è il grosso, i pesci sono tutti la distruzione già si sta facendo. Il mare è come la terra, che ci dà un raccolto ogni anno. Questo raccolto deve venire alla luce. Non che hanno fatto il biologico il mese di agosto e si è parlato di niente. Adesso c'è pesce San Pietro pieno d'oro, le tigre sono pieno, i palloni sono pieni, tutti i pesci sono tutti grandi e noi li stiamo distruggendo. Il biologico lo vede il marinaio stesso, il pescatore stesso quando bisogna fare. Alle volte, non so, alle volte bisogna anche qualcuno di voi, biologo, venga con noi e noi gli facciamo vedere cosa succede. Questo non voglio più dirlo. Grazie. Questo è un punto fondamentale, non in particolare sul settore biologico, ma quello che ho detto c'è intorno a Corato perché è molto importante. Perché quello che succede nel territorio invece adesso alla commissione pesca, allora io detto sono 25 persone, perché dico che è una commissione molto difficile? Tanto appunto perché è una commissione tecnica, cioè se tu di mestiere fai l'avvocato e vai a lavorare in commissione pesca e ti parlano di dimensione della maglia, ti parlano di novellame, ti parlano di cose che non hai mai sentito nella tua vita, cioè fai fatica a entrare. E questa è una commissione molto tecnica rispetto ad altri dove si parla magari di temi molto più generali. In più, essendo fatta solo da 25 persone, i contrasti che ci sono all'interno sono molto più forti, cioè sui punti cruciali di discussione le discussioni sono veramente molto accese, perché in commissione ambiente, l'altra che seguo perché di cui vi posso parlare, che ci sono 70 persone, 69 persone, essendo così tante, le cose vengono abbastanza diluite, cioè le posizioni sono più o meno dei compromessi, eccetera. In commissione pesca invece spesso è il contrasto molto forte. Allora, i contrasti sono due importanti in commissione pesca, dove sempre ci si va a sfornare. Il primo è fra chi sta dalla parte dell'industria della pesca e chi sta dalla parte di una pesca sostenibile. Se ci pensate bene non esiste, cioè non esiste questo contratto, non dovrebbe esistere, ma esiste. Però il problema qual è? Che chi sta dalla parte dell'industria della pesca non ha in mente voi come pescatori, ha in mente l'industria vera, cioè la pesca industriale spagnola non ha niente a che vedere con i pescherecci che noi abbiamo qua nei nostri porti o che io vedo a Lini o che ho visto a Matara del Vallo. Quella è un'industria ed è un'altra cosa. E spesso vengono difesa l'industria della pesca, la vera industria della pesca, a scapito di chi viene preso in mezzo in questo processo, che sono invece gli altri pescatori, perché non esiste nemmeno, lo stiamo dicendo da ormai da 10 mesi, non esiste nemmeno la definizione di piccola pesca. Nelle normative si parla di piccola pesca e ogni volta dobbiamo
tirare la riga e cancellare e dire o mi dici in Commissione Europea cos'è la piccola pesca, oppure non me lo scrivere neanche, perché non ha senso parlare di piccola pesca, perché per me che sono di Rimini è piccola la barchetta che ha di 10 metri, probabilmente per gli spagnoli che vanno a pescare in Guinea, che vanno a pescare in Marocco, eccetera, una barca di 15 metri è la loro piccola perché vanno con imbarcazioni molto più grandi. Ci sono questi interessi che si scontrano. L'altro diatriba molto importante, che ci riguarda molto, 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 in maniera molto pesante, è quella a livello di Stati membri, perché dentro nelle commissioni in generale non si cerca di difendere anche gli interessi del proprio paese. Cioè molto spesso si trovi a collaborare con dei colleghi che, se non sono proprio del vecchio stampo, della vecchia politica, e se riesci a fargli capire che si può lavorare sui contenuti, se anche il colore rosso o giallo o nero, l'importante è che capisci che ci sono degli interessi da difendere che riguardano l'Italia. Allora io con gli altri due colleghi non è che abbiamo lavorato tanto, però su alcune cose, lei è del PD, l'altro di Forza Italia, ma se c'è una cosa che riguarda la difesa di qualcosa che è dell'Italia, proviamo a metterci insieme a vedere se riusciamo a portarlo avanti. Però siamo in 3 su 25. Lì dentro te ne accorgi subito, appena metti il piede dentro la commissione pesca, che la voce più forte ce l'ha qualcun altro, e ce l'hanno gli spagnoli e i francesi, che sono delle potenze dentro. E arrivo un attimo a quello che diceva lei, perché sono delle potenze? Intanto perché hanno più gente. Sono più spagnoli, più francesi su 25 di quanto siamo noi italiani. Però c'è un contrasto enorme, che nella nomenclatura si sa che quella è pesca atlantica e questa è pesca interna. Cioè ci sono delle cose macroscopiche che non lo vedete quasi mai, perché le leggi che stiamo facendo, le normative che stiamo facendo adesso, è vero quello che dice, spesso sono pensate per la pesca atlantica, che per certe cose non ha niente a che vedere con quella che facciamo noi. Cioè l'obbligo di sbarco, che arriverà fra 2 anni, arriva anche da voi, l'obbligo di sbarco è pensato per delle imbarcazioni che in genere pescano una specie, una o due specie. Qui in Adriatico, non so da voi, ma da me, quando con uno strascico va fuori, tira su 20 robe diverse, e applicare l'obbligo di sbarco lì è un disastro. Allora che devi tenere presente quando fai la normativa, perché comunque anche se la normativa è europea, cioè prende tutto per forza, non è che puoi fare una diversa cosa di questo. Quando la devi andare ad applicare sul territorio particolare, regionale, che è quello che dice la politica comune della pesca, devi tenere presente di questa differenza. Però ritornando a quello che dicevo, la Francia e la Spagna hanno questo peso importante. Nella scorsa legislatura per 5 anni il presidente della Commissione Pesca era uno spagnolo, in questa legislatura il presidente è un francese. E non è un caso, è così, perché sono quelli che fanno la voce più grossa. Questo signore parlava del ferro biologico. Allora, un'altra cosa che ho visto e che succede, e che riguarda tutte le commissioni, è che quando arriva una proposta di legislazione, quindi di normativa, che tu cominci a studiarti, a vedere come è fatta, cosa c'è scritto dentro, per cercare di capirne, perché la devi modificare, se possibile migliorare, quindi ce la devi studiare, arrivano i portatori di interesse, quelli che diciamo, in maniera negativa si vengono chiamati lobbisti, che poi in realtà diventano il Parlamento Europeo, non hanno questa gestione negativa, sono quelli che portano l'interesse, cioè tu non puoi sapere tutto di tutti, per cui loro ti vengono a dire, oh, secondo me questa normativa dovresti stare attento a questo punto, perché io che sono un produttore di frutta e mi fai la normativa sulla frutta, ti so dire che lì è un punto cruciale, oppure c'è anche quello che tira dall'altra parte, no? L'ambientalista che dice guarda che se modifichi quella virgola secondo come te l'ha chiesto dal produttore, è vero, lui lo favorisci ma fai un danno all'ambiente. Sono i portatori di interesse, i lobbisti. I lobbisti spagnoli e francesi io li sento spesso, italiani mai. Mai. Allora, quando io, chi è che parlava dei 50 mm? Quando parlavamo delle reti del mare? Poi vi spiegherò cosa vuol dire 50 mm. Sì, quando si parlava del discorso delle reti derivanti, no? Che c'è stato tutto un percorso che adesso non vi voglio raccontare, ma vi dico il punto cruciale. La proposta della Commissione Europea sulle reti derivanti è le mettiamo, punto.
quindi era un articolo, sono vietate. Il Parlamento europeo ha cominciato a lavorare, cioè sono lavorato in Commissione Ambiente, adesso stiamo lavorando in Commissione Spesa con un'altra, non sono più io l'elettore principale, per cercare invece di adattarla alle diverse esigenze. Ma quando io lavoravo sulle leggi derivanti, sono venuti da me 20 pescatori della Galizia, quindi non portati, sicuramente qualcuno li avrà portati lì al processo, sono venuti a Bruxelles, mi hanno portato un pezzo della loro rete, mi hanno portato dei video e mi hanno fatto vedere, guarda, questa è la nostra rete, questo è il modo in cui lavoriamo, la nostra rete, come puoi vedere da solo, è molto selettiva e quindi non ha nessun impatto sull'ambiente. Gli importatori di interesse funzionano in questo modo qua, ti vengono a dire quello che dovresti fare, poi chiaramente tu devi tenere presente che lo fanno da una parte, no? Il sentiero, poi anche l'altra campagna, però sono importanti. A livello di italiano, le associazioni di categoria, le associazioni dei pescatori, io le sto incontrando, ma sono io che me le vado a cercare. Io le vado a incontrare, io sono andato più adesso in Sicilia, in Veneto, eccetera. Da me non mi ha mai cercato nessuno, c'è soltanto la Europesci, che racchiude tante categorie, associazioni di pescatori diversi a livello europeo, che fa quello, praticamente visto che si chiama Europesci a caso, però non c'è questo confronto diretto con quelli che sono i vostri rappresentanti, e che per me sarebbe importante, perché sulle materie tecniche il confronto con chi rappresenta voi è molto importante. Il signore mi dice dopo le spiego cosa vuol dire sicurezza di vita, ecco, queste cose servono, no? Io poi lo so dove vuole andare a parlare, non è quello il punto è che sulla normativa che serve proprio il confronto. Forse qualcuno non sa la parola dei redditi derivati, i redditi derivati sono dei famosi spadare. Beh, no, non solo, se fossero le spadare sarei stato anche un capitale. Sono quelle là che la prima corrente deriva. Sì, che derivano, però se fossero solo le spadare, che sono quelle lunghissime di 2,5 km con la maglia molto grande, io sarei ancora. Ma ce ne sono tanti tipi diversi e alcune non hanno impatto. Infatti la mia proposta in Commissione Ambiente era cerchiamo di capire quali impattano sull'ambiente e quali no, la faccio molto semplice, e evitiamo solo quello che sono impattati. Si chiama Conso oppure Palangaro, più micidiale. Il Palangaro è un'altra cosa. È più micidiale. E comunque cerco di finire poi per lasciare la parola a voi. Vi ho detto che per un po' dovevo arrivare anche al discorso della crisi attuale della pesca, che è un discorso complicato, perché secondo me alcuni dei colpevoli che hanno portato a quello che sta succedendo adesso nel mondo della pesca, o poi è un'opinione mia, quindi magari mi sbaglio anche, secondo me si possono individuare. Il problema è che se anche una parte, fatemi però finire il discorso, se anche una parte della colpa sta anche nella pesca stessa, e per me è così, il discorso complicato qual è? Che non è mai nel singolo pescatore. Cioè, il singolo pescatore, tolto quello che fa cose illegali che non si possono fare, il singolo pescatore preso singolarmente è una persona che fa un mestiere durissimo, che deve far vivere la sua famiglia di quel lavoro e che nel suo lavoro fa quello che tutti noi facciamo nel nostro lavoro, cioè cerca di ottenere il massimo. Quindi se noi abbiamo, e io di questo sono convinto, se noi abbiamo 30 anni alle spalle di politiche della pesca fatte male, alla fine le conseguenze di queste politiche della pesca, e non sono le uniche, dopo vi dico l'altra, di queste politiche, hanno portato a una grande crisi che io non posso andare da quel signore, io da quello da dietro, e dirgli è colpa tua perché hai pescato troppo. Non posso fare questo, perché lui ha fatto quello che ha sempre fatto, ha fatto il suo mestiere di pescatore. Io dovrei andare a dire chi ti ha concesso in questi 30 anni, te o gli altri, o in generale al mondo della pesca, di prelevare così tanto. Adesso sei tu che ne paghi le conseguenze, ma non è colpa tua, è colpa di chi ha portato questo. Quando mi dite che qui 10 anni fa c'erano 500 pescheretti, adesso ce ne sono 200, dico a caso che non lo so, non lo so. Ecco, si è quasi complicato, perché tanto più o meno è andato dappertutto. Alla fine quelli che si rimettono ovviamente sono i singoli pescatori. Quindi c'è le colpe
della crisi attuale, io ve lo dico, voi mi dite la vostra versione, sono intanto è vero di una politica della pesca che è stata sbagliata, è stata fatta male per molti anni, ce ne siamo accorti di tanto. Poi dal 2009, quando col Trattato di Lisbona la pesca è diventata esclusiva competenza dell'Unione Europea, esclusiva vuol dire che l'Unione Europea ha voce su tutto quello che riguarda la pesca, dal 2009 c'è stato proprio un disegno politico, lo sapete, cioè l'Unione Europea ha detto in base alle risorse che noi abbiamo in mare ci sono troppi pescatori, dobbiamo ridurre il numero dei pescatori. Come hanno fatto a ridurre il numero dei pescatori? L'hanno fatto in un modo che conoscete tutti, cioè con dei sussidi dicendo se tu metti via la barca ti do dei soldi e tu non ne pesca più, un modo. E l'altro, che stiamo invece vivendo anche adesso in maniera molto molto forte, stringendo sempre di più le maglie della legge. È sbagliato questo? Non è del tutto sbagliato, perché alla fine le risorse che noi dobbiamo tutelare, che a me possono anche interessare per un altro aspetto, perché io sono un biologo marino e mi interessa anche la risorsa naturale per sé, ma le risorse che io voglio tutelare sono le stesse risorse che danno da mangiare a voi. Allora, o ci mettiamo d'accordo che quelle risorse devono essere sostenibili e quindi su quelle lì ci può stare un tot di pescatori e non di più, oppure abbiamo il calo continuo come abbiamo avuto negli ultimi anni. Solo che adesso siamo nel momento in cui ci siamo accorti che le risorse sono poche, i pescatori non più, stiamo andando verso il livellamento e chi ci ha preso in mezzo in questo momento, voi, vive un momento di crisi spaventosa. Spaventosa perché le risorse sono poche e perché vedi i colleghi che pian piano se ne vanno, che vanno a fare un altro lavoro. E che magari non c'è nemmeno quel ricambio, no? Quel passaggio di consegne che c'è sempre stato nel mondo della pesca, che è smetto io ma la passo al figlio, la passo alla persona che conosco, insomma, eccetera. Quindi siamo in una congiuntura molto molto complicata e nel 2013, con questo cerco di finire, nel 2013 è stata approvata la politica comune della pesca. Ah no, scusate, non finisco perché è un'altra cosa che mi si parla, le ultime due cose. La politica comune della pesca è praticamente comprare una scatola, disegnarla, farla bellissima, ma vuota, cioè la politica del comune della pesca dice quali sono gli indirizzi, dove non possiamo andare, dove dobbiamo andare, eccetera. Poi pian piano va riempita questa scatola qui. Perché se io dico la politica della pesca deve andare verso la regionalizzazione, cioè verso la specificità delle varie aree, poi queste che devono diventare delle leggi. Quindi noi adesso siamo nel momento in cui arrivano le prime normative che vengono dalla politica comune della pesca e sono molto pesanti, sia da lavorarci per noi, ma anche per voi quando ricadranno su di voi, perché è un modo completamente diverso di vedere il problema. Perché quello che per esempio si sta lavorando adesso, il massimo rendimento sostenibile, è un concetto di per sé molto importante, secondo me molto positivo, ma è un modo diverso di concepire la pesca. Quindi quando c'è il salto, quando c'è il passaggio, in mezzo c'è un momento di crisi ed è quello che noi stiamo vivendo in questo periodo qua. Adesso è stato fatto il piano pluriennale del Baltico, i pescatori a Faro l'altra volta mi dicevano ma perché ti viene a parlare del Baltico? No, non vi parlo del Baltico, ma il piano pluriennale del Baltico è importante perché è il modello, perché è il primo, sul quale verranno fatti gli altri piani pluriennali. Il prossimo sarà i piccoli pelagici dell'Alto Emilio Adriatico. Ma poi arriviamo, cioè qua pian piano arrivano questi piani pluriennali, li sono concepiti in maniera diversa rispetto a quello che siamo abituati a vedere, così come arriverà l'obbligo di sbarco, l'ho detto, adesso hanno messo la scadenza 2017 ma con un arrivo graduale, quello sarà un discorso importante. L'ultima cosa che voglio dire è questa, perché poi veniva fuori anche parlando prima con alcuni di voi, prima di cominciare, ed è quello che comunque mi sento dire molto spesso, no? Noi, mi sento dire, non siamo abbastanza rappresentati. Là non c'è nessuno che ci rappresenta, là non c'è nessuno che batte i pugni sul tavolo per noi. Questo è vero, ma è vero in due modi differenti. Da una parte, ve l'ho detto qual è il lavoro del Parlamento Europeo, e vi ho detto anche che noi siamo, ci tiro dentro anche gli altri due, siamo 3 su 25, quindi si cerca ovviamente di far sentire, di portare la nostra voce, che è quella
della pesca italiana, ma vi ho anche detto che spesso andiamo a sbattere contro dei muri che sono molto difficili da scalfire, però è un lavoro costante nel tempo ed è anche importante, e scusate se per una volta solo parlo di me, è anche importante vedere che in questi 10 mesi ho avuto credito, cioè si fidano di me, vedono che lavoro sulle cose, che ho le competenze, che mi quantomeno riesco a dire quello che voglio dire, poi magari quando si va a votare purtroppo i voti nostri sono sempre piccolini rispetto a quelli degli altri gruppi, però c'è qualcun altro che dovrebbe rappresentarmi ed è un attore che manca ed è il ministero italiano, perché va bene che non abbiamo il ministero della pesca, ma ci sono delle persone che lavorano sulla pesca e quando si va al Consiglio europeo, che è proprio quello che rappresenta gli stati membri, è lì dove sono? Lì dov'è? Io ho parlato con due commissari della Commissione Europea, che come vi ho fatto capire abbastanza bene, quella che più o meno ha deciso tutto quanto, su alcune tematiche in particolare, ci sto lavorando per i gongolari, per una zona di crisi in particolare, eccetera. Ho parlato con queste persone italiane, che però lavorano per la Commissione Europea, e loro mi dicevano, ah sì, questa cosa qui possiamo arrivarci, però bisogna fare pressioni sul Ministero, perché la normativa europea c'è già, si devono muovere loro, e poi mi dicono delle volte, così allargando le braccia, ma noi non sappiamo neanche con chi parlare per fare l'altro ministero. Sono italiani, e vi dico, non sappiamo neanche a chi riferirci. Perché la persona di riferimento è il sottosegretario Castiglione, che io non ho mai incontrato, insomma, non ero deputato di Commissione Pesca italiano, sono uno di tre, e avessi da incontrare 800, c'erano in tre, tutti, non l'ho mai visto, e l'altro è il dirigente della direzione mare, che è Regino, che ho incontrato ieri. A Venezia, e mi ha detto un piacere di vederla, perché è la seconda volta che la incontro in 10 mesi. La prima volta ci siamo incontrati nei bagni con la FIA a Bruxelles, è la seconda volta. E io ho detto: quello che io vorrei da lei è che ogni 2 mesi lei facesse un incontro a Roma. Vengo a Roma, veniamo a Roma, facesse un incontro di coordinamento fra il lavoro che voi fate al Ministero e quello che noi facciamo al Parlamento Europeo, perché sennò siamo due voci, una da una parte, una dall'altra, e io non so a chi riferire. Perché molto spesso sono loro che possono darvi una mano, nel senso che spesso le normative europee, le direttive europee hanno la possibilità di essere adattate al locale. Anche su cose che sembrano intoccabili, no, la taglia minima, io sto lavorando sulla taglia minima delle vongole, l'Unione Europea ha detto guarda, noi la taglia minima non la tocchiamo, c'è una legge e quella non si tocca, però se fai pressioni sul Ministero, visto che si devono fare una cosa che si chiama piano di getto, visto che sto perdendo i dettagli, ci potete lavorare e andare in terra, ma lo potete fare, dipende dal vostro Ministero, andate a parlarci. Ed è così, e il problema è quello, che ci manca anche il terzo attore. Quindi, quando voi mi dite, lasciamo poco rappresentati, io mi piglio la mia parte, perché è giusto, sono uno dei deputati italiani che sono detto, me la prendo la mia parte. Però sapete che non è, c'è anche qualcun altro che va un po' svegliato sulle tematiche della pesca e sarebbe ora che si facessero sentire queste persone, perché sennò là dentro siamo lasciati da soli a combattere su quel poco che possiamo fare. Allora io direi così, facciamo che adesso parlano, ci sono le domande dei pescatori, poi c'è anche l'intervento dello Scamato che ci parlerà del FES. E poi dopo, se qualcuno dei candidati del gruppo di lavoro di Manfredonia sul mercato ittico vuol dire aggiungere qualcosa, benissimo. Che dite? Possiamo procedere così? Allora, fuoco alle pompe. Posso? Certo. Però venga qui così col microfono, se tu, adesso siamo un po' di più. Sì. Grazie. Funziona? Allora io vorrei sapere una cosa, perché date sempre la colpa ai pescatori che stiamo distruggendo il mare? Perché voi, scusi voi, lei e voi, io non è che so parlare a sempre, io ho fatto la guida mentale. Se vedete di quel che succede in mezzo al mare, io non riesco neanche a capire che succede. Noi tutti i pescatori di Mabedon ce ne andiamo a domenica da casa, noi non rientriamo il giovedì sera. Venerdì e sabato manutenzione, io sto con di manutenzione. In tutta Italia. Faccio nome di tutti perché non ho colpi di nessuno, l'ho provato tutto, vigili, finanzieri, carabinieri, macelleria, tutti chi vende vestiti, negozianti, il 50% della popolazione italiana vive tutti in mezzo al mare,
noi litighiamo tutti i giorni con i fanali, con le lenze. Loro dicono che faranno la pesca e il turismo, un chilo di pesce al giorno, ne prendono 100 chili di pesce al giorno, 100, è vero o no? Litighiamo tutti, noi mesi di marzo tutti quanti aspettiamo il tempo delle seppie, e chi li vede le seppie? Prendete la Mavredone fino a Vieste, ogni due metri su un fanale ne prendono 30 40 kg di seppie al giorno, che fanno l'accoppiamento in superficie, vanno col fanale 30 40 kg al giorno, noi le seppie le vediamo proprio, e chi li vede le seppie? Dico, perché noi lavoriamo tutti in mezzo a mare 100 ore a settimana, loro fanno 8 ore nei negozi, 8 ore in mezzo a mare e poi 8 ore vanno a dormire. Per prendere le seppie c'è gente che si sono pure incendiate le macchine, fanno la guerra, chi si prende il posto di più che prende 100 kg di seppie la notte? Ma lo so cosa vuol dire 40-50 fanali la notte, il mese di marzo, si fa la distruzione totale, e la colpa è sempre di pescatori, perché la comunità europea non vede quello che succede in mezzo al mare. Venisse un po' in mezzo al mare, li facciamo vedere, noi li tichiamo tutti i giorni con le barchette piccoline, si mettono nelle zone dove c'è pesca, loro fanno, noi peschiamo un chilo di pelle, vai a bordo, vai a vedere, dendici, spigole, aragoste, di tutto, ne vediamo di tutti i colori. Poi quando arriva il fermo biologico, ma che hanno citato il fermo biologico? La costa, le acque territoriali sono 12 miglia. Perché non ci fanno andare a lavorare oltre le 12 miglia? Noi ci fermiamo. La Croata va a lavorare nelle acque internazionali dove le volevamo noi. E il pesce lo porta pure in Italia. Il mese di agosto, a Mavredone, quanto pesce volete ce n'è dalla Croazia? Nel nostro mare, noi che andiamo a lavorare a settembre, dove andiamo ci guardiamo in faccia. È vero o no? Vero. Il mare è tutto pulito. E ci promettono che ci devono pagare fermo biologico obbligatorio. I soldi dove stanno? Qua tutti i pescatori stanno tutti con la fame. Se noi andiamo in banca a chiedere 100 per mangiare, ma non ci fanno neanche entrare più. No, no. Ma studiate in banca, deve essere pescatore. Allora io con la banca mia, e io sono una ditta individuale, ho detto al direttore una volta, se ti combatti così ti apro con una mazza ti spacco la testa, ha detto a me non entrare più in banca. Con tutti che io l'anno scorso sono una ditta individuale, ho fatturato 235.000 euro, ha detto in banca, ragazzo, non venire più. Ho detto al direttore, la prossima mi dici così io ti spacco la testa, e ecco perché non vengo più. Mo ho chiuso. Noi in mezzo al mare c'è un cannello per di modo scritto, di Franzismo, di Carbonini, di tutti i coloni, vediamo. Allora fare, io sto di fare un po', non è un po', c'è di voler organizzare. Fino a quando era vigente il parcheggio si starà rilevando una pesca, no? Fino a quando era vigente la legge 65, la stessa pesca era regolata da questa legge italiana. E stiamo sottolineando queste sanzioni da parte dei nati che comportavano delle conseguenze di carattere penale. Cosa è successo poi? Quando si è depenalizzato tutto, paradossalmente la situazione è peggiorata per questo. Perché oggi viene punita in maniera minore una pesca di 9 anni, che è sempre il penale, in maniera inferiore rispetto a una pesca di 8 grossa. Le sanzioni amministrative sono davvero elevate e insopportabili. È chiaro? Poi. E molto spesso quando i pescherecci sono oggetto di controlli da parte degli organi preposti, non è mai una sola sanzione che viene applicata, sono più di sanzioni. Quindi hai 3.000, se fino a 6.000, altre 4.000. Quindi spesso questo pesce deve aver pagato per una sola operazione 12.000 euro. E oggi guadagnare per loro, guadagnare 12.000 euro, si devono pagare non so quanti mesi. No, quanti anni? Poi aggiungiamo, si stiamo facendo loro, diventato le sospensioni. Sospensione della patente di pesca, sospensione della licenza. E la galera pure, chi ammassa va in galera, noi andiamo in galera. Quindi andremo un po' di vista.
il sistema condizionatore, che davvero secondo me è molto strutturato, molto strutturato, e è ridotto e ricondotto all'equilibrio. Solo questo volevo dire. Il nostro problema principale di Manfredonia è basato perché non c'è una buona commercializzazione, il mercato ittico non ci segue. Poi giustamente qualcuno dice che chi ha fatto fallire il mercato ittico sono stati i pescatori. Non è problema, perché i pescatori pagano il servizio, lo pagano in contante, al momento in cui va a vendere il pesce lasciano la loro percentuale. Però il mercato non offre il servizio, anzi non è per niente, diciamo, non asseconda per niente il pescatore o il produttore, come lo vogliamo chiamare, di dargli un servizio. Per cui il nostro disagio è proprio, oltre al mare che ci dà quel poco che ci è rimasto, noi col poco pesce che ci è rimasto non riusciamo nemmeno a smaltirlo, anche colpa della globalizzazione, che a Manfredonia viene molto pesce a prendersi il monopolio di Manfredonia, cioè il pesce pregiato di Manfredonia, ma un pesce che prende di Manfredonia viene svenduto perché non c'è mercato, non riusciamo a vendere il prodotto. Noi abbiamo un ecosistema qui che fa paura, per paura, perché questo mare qua è un mare che produce sempre pesce, un pesce c'è, però lo portiamo a terra, non è vero che non si porta niente a terra, abbiamo un problema di vendita, di proporre, di mettere sui mercati, no, questo è non funziona. Il mercato ittico è la cosa principale, perché Manfredonia si stanno sparendo tutti i pescherecci. Facciamo ad esempio, io voglio dire prima, l'ex armatura, ho avuto parecchi pescherecci, adesso non so, faccio solo il capitano sui pescherecci. Ho voglia di comprare un peschereccio, ho paura di comprare un peschereccio, però non so il prodotto dove vendono. Prima Vieste non aveva il mercato ittico, veniva da noi a vendere pesci. Adesso io mi ritrovo a vendere un pesce a Barletta, a Margherita, cioè sono diventato. Non so dove vendere il prodotto, quindi io ho fatto una bella battuta di pesca. Ah, c'è peggio di avere un, di aver preso una tempesta in mare, ah, oh, questi sono i soldi un po'. Si esce. Noi siamo partiti per 3-4 giorni. Vabbè, abbiamo ricavato questa, ricavare, aspetta. Ma aspetta, poi lo faccio mettere a ridere. Noi qua siamo nella situazione. Dove? Andiamo a pescare, l'armatura. Ci ha investito un peschereccio di parecchie centinaia di milioni. Siamo lì, qua per dietro, ma deve prima investire con il carburante, l'attrezzatura, tutto, per prendere questi 4-5 mila euro, non so, a settimana, che poi li porta, è costretto a portare direttamente al commerciale. Commerciante fa prima tutti i fatti suoi, lo vende, poi vende quello, cosa gli devo dare a questo? Boh, e poi questo, cioè gli diamo prodotto, pure le cassette ci diamo, oh. E pure i soldi, poi quanto te li voglio dare? Ah, 2 mesi, 3 mesi pure. È una situazione insostenibile, questa è una situazione che sta, allora la mortina di Manfredonia si restringe, se tu ognuno ha paura. E un povero papà che potrebbe dire al figlio come ho vissuto io, papà, come sono avuto quando mi ho cresciuto la famiglia e tutto, adesso la barca vai anche tu a guadagnarti la famiglia. No, togli tutto papà, non devi fare più sto mestiere. È questo che sta succedendo. Non so, ma forse a parole buone mi sono spiegato. Buon
dicono che il pesce di Manfredonia viene anche venduto senza indicazione di origine di qualità, cioè come pesce specifico italiano. Sì. Allora, buonasera a tutti, sono Saverio, mi sono occupato del mercato di tipo di Manfredonia e del rilancio del settore pesca. Allora, noi abbiamo una struttura mercatale che fa invidia a tutti i danni, andate in America. C'è costata 6 milioni di euro questa struttura. In pratica il consorzio che lo gestiva, come voi ben sapete, è sparito. Ci sono 16 persone indagate da consorzio e amministrazione. E la colpa era di pescatori, però. Allora, in pratica noi dobbiamo intercettare la domanda. La domanda c'è che come il pesce diciamo fresco è molto richiesto in Italia. Quindi abbiamo pensato di informatizzare la commercializzazione attraverso l'asta elettronica e creare un sito web istituzionale dove i commercianti grossisti che cercano il pesce e il pesce buono si sono venduti pure l'asta elettronica. Sì, e in pratica come i grossisti possono intervenire e partecipare alle aste senza che diciamo entrano nel mercato. Loro partecipando in quel mondo possono già prenotare in anticipo il pescato, cioè il sopra della loro sedia, cioè il pesce della loro sedia, così voi già sapete che tipo di pesca eventuale, in quale zona e cosa pescare. E quindi in pratica intercettando la domanda, quindi gli assaggiatori esterni, loro potranno partecipare, quindi automaticamente il prezzo aumenterà, il prezzo del pescato, quindi ci guadagnerete voi. Quindi voi non tornerete al mercato per posizioni, cioè, tipo vi verranno a controllare sulle panchine quando scaricate. Tornerete al mercato per convenienza. Il mercato è che torna ad essere il fiore all'occhiello della pescheria, della marina di Manfredonia, che comunque il mercato è il vostro, può servire, può fungere da lancio per la pesca. E, come dire, poi inoltre vorremmo utilizzare una parte del parcheggio di Manfredonia, del mercato, utilizzarlo come tipo mercatino del pesce a dettaglio. E in questo modo il polo mercatale diventa un punto nevralgico, diciamo, della nostra città, in modo da attirare anche i turisti. Tipo, noi abbiamo pensato a un mercato che funziona 24 ore al giorno. La mattina magari utilizzare un'area mercatale come per la vendita del pesce dettaglio. Poi il pomeriggio ci sarà la prima asta per la piccola pesca. La sera magari soprattutto l'estate fare degli eventi per promuovere il nostro prodotto e per promuovere il prodotto del mare. E la sera, poi la notte, per la grande pesca, fare l'asta notturna. In questo modo, diciamo, ci guadagna tutta la città, perché se tornano i pescatori, se i pescatori tornano al mercato con un vantaggio per loro, quindi con un prezzo più conveniente, più redditizio, ci guadagnano i primi, ci guadagnate voi. In questo modo, diciamo, c'è più reddito per voi, magari potete imbarcare nuove persone, comprare altre imbarcazioni. E poi ci sarà anche più benessere per la città, in quanto ci saranno anche più posti di lavoro all'interno della struttura mercatale. E ciò può venire soltanto con cacciando la politica all'interno del mercato. I politici non devono più tenere le mani sulla struttura. Sì, dobbiamo buttare tutti giù dal terrazzo. Qua c'è un buco. Qua, 20 anni fa, io ricordo come tutti. Qua entrava il pesce da sotto mano, si vedeva tutti, perché ognuno aveva le braccia, qua non va tutte le mani, io ero dentro a Giulia, avete mangiato tutti, qua negavano io. Quindi la politica. Ma non mangiato tutti! Questo è un accordo con lui. La politica deve quindi sparire dal mercato. Solo in questo modo, diciamo, la struttura. Devono sparire là, devono sparire sì. Tutti! E quindi noi abbiamo pensato anche di ritirare tutte le concessioni permesse, per essere appetibile anche al commerciante. Si deve chiudere, poi sì. Si aprirà da capo, si farà tutto da capo. Si può fare questo che sta dicendo voi? E dovremmo cercare di fare, quindi dipende anche da voi. Dipende anche da voi, perché voi comunque il mercato è il vostro. Quindi dipende anche da voi. Ma dipende anche da voi, se ci sono. Ma se noi abbiamo creato un mercato ittico politico, chi comanda lì sono i politici? Oh. Da momento sì. Che sono la radice. Ciò che non succede soltanto se fa sul comune, una forza che non ha niente a che fare con la politica intendono loro. La nostra è una politica per i cittadini, a noi non ce ne importa, noi non cambiamo di politica. Noi viviamo per i cittadini, noi facciamo tutto questo, soltanto per i cittadini, che non ce ne importa niente. I politici lì dentro hanno messo 25 persone a lavorare.
che quel mercato ittico non offre. Infatti, perché loro ci mangiano. Perché voi come ben sapete, per tenere in piedi uno quell'aria. Sì. Lì ci sono 25 in casa. Ma se quel mercato funziona là ogni mese, minimo c'è un fatturato di 2 milioni di euro, minimo! Come succedeva prima con questo mercato, se non mi sbaglio? Ma se il mercato funziona per efficienza, tutti andiamo nei mercati, sì, come che là non funziona? Là fanno tutti, chi vede i soldi, prende il muletto e se li porta a casa. Allora i politici lì hanno promesso dei punti vendita alla piccola pesca, che ce lo risvolgi bene. Poi hanno messo l'asta elettronico, che dovevano venire i ristoratori, dovevano venire a comprare il pesce, piccoli commercianti dovevano venire sull'asta elettronico. Sai cosa hanno fatto? L'hanno distrutto. E sai chi l'ha fatto distruggere? Proprio gli impiegati comunali, i politici hanno messo in giro. Allora, scusate, per rispetto di tutti, ascoltiamo un'altra domanda, poi diamo, abbiamo tantissimo pesce. Buonasera, io sono Michele Conoscitore. Vorrei fare una domanda. Una domanda sulle pesche speciali che ci hanno, è stato lungo. E nella nostra era, la nostra economia della piccola e media pesca, vorrei sapere la nostra posizione per quanto riguarda le pesche speciali, questa è una domanda. Per quanto riguarda il pianetto Rossetto, che è una pesca fondamentale nel Golfo Golfo. Allora, io ho visto, venendo qui, come dico, non conosco tutte le materie, ho visto che c'è stato per molto tempo che non è stata permessa questa pesca Rossetto, che poi ogni tanto riaprono questo tipo di pesca speciale. Ho capito che è a gestione. Cioè, questa è proprio una cosa che non riguarda l'Unione Europea. Io quello che posso dire, non vedo scena esattamente l'argomento, il discorso è semplicemente questo. Allora, si tratta di specie che molti pensano che sono novellane, in realtà è specie che non, cioè, è fatta così, piccolina così di sole. Se il discrimine è sempre quello, e cioè se ci sono i dati da una parte che riguardano la risorsa biologica e da una parte che riguardano lo strumento, l'apprezzo o diciamo, il modo in cui si porta la pesca, quindi la potenza del motore, l'ampiezza del strumento, eccetera. Se questi dati combaciano insieme per garantire che la risorsa possa accedere in pesca, il mio pensiero non è solo per la pesca speciale, è in generale, cioè va gestito in questo modo qua, va gestito nel momento in cui c'è la possibilità che la risorsa possa sostenere per la pesca. Allora, se è stata chiusa per degli anni, io non ne so i motivi, se lei sa i motivi per cui non è stata concessa questa pesca, le posso anche rispondere su cosa, cioè, su cosa penso su questo fatto in particolare. Io non so dirle perché è stata vietata per degli anni la pesca rossetto, e ho letto che un anno fa o qualche mese fa è stata ripresa. Perché, scusi, la pesca moderna, e questo fa arrabbiare spesso, ma è così, la pesca moderna deve avere basi scientifiche. Poi dopo è vero che i ricercatori spesso ragionano in maniera differente da chi si occupa di pesca, è vero anche che certi ricercatori, purtroppo li conosco anche di persona, devono mantenersi lo stipendio e quindi in qualche modo indirizzano la ricerca in un modo piuttosto che un altro. Questo è vero, è vero. Però non è vero anche che ho avuto difficoltà con i biologi marini per la sperimentazione Rossetto e abbiamo discusso per quanto riguarda il loro operato.
per vedere bene, per studiare bene la cosa, bisogna vedere venire da un anno all'altro, che è molto importante. Il problema è questo, se ne parlava anche ieri a Venezia, ed è un limite della scienza. Per le specie marine in particolare, ma ancora di più per quelle che hanno un ciclo di vita molto breve, che si riproducono molto velocemente e che vivono poco, ieri si diceva questo, per poi ieri c'erano anche ricercatori, alcuni li conoscete, Cinetti, insomma, le persone che sono sull'Adriatico, insomma, li conoscete meglio, Giovanardi, eccetera. E loro dicevano, uno dei problemi è, sono d'accordo con te, dicevano, che tutto deve basarsi sulla ricerca, però c'è un ostacolo di due anni, cioè nel momento in cui noi raccogliamo i dati, li raccogliamo proprio direttamente dal mare, al momento in cui i dati sono effettivamente pronti per andare a finire dentro una normativa, quindi per dare una via, diciamo, un diritto a questa normativa, passano due anni. Allora, le risorse di questo tipo qui, soprattutto quelle che hanno un ciclo di vita così breve, in quei due anni sono totalmente cambiate. Cioè, se io oggi, 2015, dico che la pesca della sotto è vietata perché ho elaborato i dati che sono stati raccolti nella campagna del 2013, io sempre che ci sono adesso sono tutta un'altra cosa rispetto a quelli che ci sono nel 2013. Cioè, questo è un problema che abbiamo spesso e che è difficile da risolvere, perché comunque è vero che la elaborazione dei dati che vengono raccolti, che sono numerosi, richiede dei tempi. È anche vero che secondo me due anni sono tanti, si può fare molto con un tempo. I tempi sono sempre quelli, i pescatori fanno. Ma non la deriva. Ma la deriva. Tanti sono assai. Comunque. Non solo vanno alla deriva, ma a volte viene fatto un provvedimento, magari di fermo di quel tipo di pesca, basandosi sui dati che erano veri due anni fa, che magari adesso non sarebbero più. Per quanto riguarda il biglietto? È tutto, non lo so, ripeto, non conosco il caso in particolare. Naturalmente le distribuzioni sono state venute dall'Europa, dalla Europa. Perché è una cosa fondamentale per la marineria di Manfredonia e la sopravvivenza di specie di pescatori che pescano il bianchetto, se altre risorse vengono tutelate, diciamo così, molto. Mi informerò. Se è una cosa per quanto la plastica, per quanto la plastica mare. A questo ci arrivo perché volevo rifondere anche quello che diceva. Allora, vabbè, la mia proposta è questa. Noi adesso diventiamo un gruppo portatore di interesse, no? Nei tuoi confronti. Per quanto riguarda questa tematica specifica del bianchetto, così diamo anche tempo. E da qui, non so, a 2 o 3 mesi ci rivediamo, lo reinvitiamo, nel frattempo gli diamo modo di studiare, fare tutto, che evite. A livello locale, la pesca è da periodo a periodo, però abbiamo creato dei piani di gestione, dovremmo spiegare nell'evento dei piani di gestione. No, ma nel frattempo ci sarà comunicazione. Però la pesca si risponde, poc'anzi ha detto sottosegretario, ma ha detto poc'anzi che diciamo la pesca si fa, l'anno scorso si è fatta la pesca, però con un altro tipo di reti. Con un altro tipo di reti. Però si è risvolta la pesca sui piani di gestione, perché sono stati fatti i piani di gestione a livello locale e noi dobbiamo rispettare quelle i piani di gestione. Ecco perché ha detto che si importeremo. Allora noi dobbiamo anche fare un po', quindi sentiamo risposte. Poi Rosa si parlerà di fondi europei riguardo alla pesca, un altro argomento molto interessante. Naturalmente questo è un primo momento in cui ci incontriamo e discutiamo di queste tematiche vitali per la città. Ok, grazie. Allora, velocemente, intanto sugli incontri, io sono stato a gennaio, sono stato a Chioggia, ho fatto un incontro in cui c'erano molti cittadini e c'erano anche pescatori, quindi non era specifico per i pescatori. Siccome appunto ho parlato anche di altre cose, alla fine i pescatori mi hanno detto guarda, tu devi tornare qua e parlare soltanto con noi perché abbiamo un sacco di cose da dire.
e 10 giorni fa sono tornato a Perugia. Quindi se, mi prometto che ritorno, io ritorno e saranno degli incontri periodici. Questa è una cosa. L'altra cosa che però posso fare prima di tornare è sentire direttamente con, come ho fatto per altre cose, l'ho fatto per il tonno, per le bombe, è una cosa che per fortuna si riesce a fare abbastanza bene, sentire con un membro della Commissione Europea che mi spieghi bene qual è la situazione di questo rossetto e di questo bianchetto, e poi intanto vi riferisco qual è il punto di vista di questo, della Commissione Europea, e poi vediamo se in qualche modo c'è qualcosa che si sta muovendo che magari non, di cui non siamo a conoscenza. Volevo rispondere molto velocemente a altre due cose che sono venute fuori. Il discorso del mercato ittico mi sembra che già ne abbia parlato molto, molto bene Saverio. Però volevo dire che prima di fuori, prima di entrare, c'era un giornalista che mi faceva delle domande e mi ha detto cosa può fare l'ente locale, cioè il comune, per aiutare in qualche modo i pescatori. Allora, la risposta è che a livello normativo non può fare niente, in realtà il comune non ha nessun tipo di possibilità di intervenire sulle norme, però può fare molto per rendere, diciamo fra virgolette, più facile, ma in realtà in maniera molto più importante, può rendere il lavoro dei pescatori più facile, ma anche più produttivo, in modo che tutti finisce. È chiaro che lo snodo del mercato ittico per voi non è importante, perché io dove vado a Chioggia la prima cosa che ho fatto è visitare il mercato ittico. Sabato vado vicino a casa mia, per fortuna bell'aria, a visitare il mercato ittico che è stato costruito 2 anni fa. Cioè sono dei punti importanti, perché è il rapporto che c'è fra il lavoro che c'è in mare e la commercializzazione dei prodotti, deve passare a trovare dentro, mica soltanto per favorire il vostro lavoro, ma anche perché io consumatore, il pesce che mangio, io vorrei sapere che è passato dal mercato, perché so che ci sono i controlli, so che ci sono le etichettature, e se passa per me attraverso, io come so da dove arriva questo pesce, che percorso ho fatto prima di arrivare sul mercato. Quindi quello è un punto importante. Poi gli enti locali possono, se hanno voglia, tempo, energie, volontà da spendere, possono anche farsi promotori qualche volta, e perché no, e perché in molti comuni lo fanno, anche se pure a livello locale, ma anche a livello umano. Possono farsi promotori di progetti, capofila magari di progetti, che possono andare a intercettare quei fondi europei che ci sono specifici per la pesca, ma ci sono anche altri fondi che possono riguardare la pesca. Adesso parte molto velocemente, fra qualche mese parte la strategia Adriatico Ionico, ma lì ci si parla di pesca lì dentro. Ed è una cosa che riguarda tutto il bacino adriatico, e quindi dentro ci sono dei progetti, ci sono, devono arrivare dei progetti che sono importanti. A volte qualcuno storce la bocca quando lo dico, ma i pescatori, soprattutto quelli più giovani, devono cominciare anche a integrare il loro lavoro con qualcos'altro che riguarda sempre la pesca, ma che non sia direttamente la pesca. Il pescaturismo in Italia non è mai partita, ma è un settore che in altri paesi funziona bene. Ci si può inventare una cosa diversa. A Rimini, non conosco qua, ma a Rimini abbiamo una marineria che ce la siamo dimenticata, perché a Rimini la gente viene soltanto per andare al mare a prendere il sole a farsi il bagno, ma c'è la storia marinara, chi la può raccontare meglio di un pescatore che sono 40 anni che vive sul mare? Quindi questi progetti qui sono importanti perché possono coinvolgere voi e integrare il vostro lavoro. L'altra cosa che volevo dire, poi vi passo il microfono, un'integrazione a quello che diceva il signore prima, e anche una domanda che non ho capito. Integrazione, perché diceva spesso voi date sempre la colpa ai pescatori. È vero in parte, nel senso che io stasera mi sono concentrato su alcune cose, ma ne potevo dire molte altre. Il mare ha un sacco di problemi e molti di questi problemi non sono mica la pesca. Cioè, la pesca è un problema, secondo me, il modo in cui è stato gestito, ma il mare ha tanti altri problemi. E ricadono anche sul vostro lavoro. 360 gradi. Ma molti. Ecco, io magari mi arrabbio quando il pescatore mi dice ah, la colpa è tutta, il pesce non c'è più perché è tutta colpa dell'inquinamento. Non è tutta colpa dell'inquinamento, però c'è anche l'inquinamento. C'è l'impatto forte, noi viviamo in un mare radiatico, voi lo sapete, ma la gente non lo sa mica il passaggio di... essere visto in tale maniera, deve essere visto in maniera positiva, nel senso di sprovincializzarsi, di diventare altra cosa, invece di chiuderci nella nostra regione, nella nostra provincia, dobbiamo vedere cosa fanno gli altri e confrontarci su questo. Ci sono le università che sono un grande volano per attirare i fondi europei e si può collaborare con la piccola e media impresa. Perché? Per fare ricerca e innovazione nell'ambito della pesca, del turismo, è l'università, sono i nostri giovani che hanno una mentalità diversa. Ci sono per esempio dei progetti, li fanno fatti in Umbria, l'università ha collaborato con
alcune associazioni turistiche hanno creato delle guide turistiche multimediali, hanno fatto i video in maniera multimediale, tu sei molti visiti quel museo con l'interpretariato multilingua, tu lo vedi da casa tua. Questo è uno sprona che giustamente, se tu sei appassionato, vedi che cosa ti potrebbe interessare, che prendi e andrai in quel posto, tutto finanziato dalla comunità europea. Questo però, se noi lasciamo che il signor Svendola Puglia dica e affermi, ha detto per 10 anni, che la Puglia era una regione virtuosa per quanto riguarda i fondi europei, noi diciamo falsità. Questo però l'abbiamo scoperto nel momento in cui 17 disgraziati sono andati in Europa, hanno rotto le scatole della Commissione. Fiato sul collo. Da lì però passiamo anche alla proposta, perché non è vero che noi siamo solo protesta. Allora abbiamo scoperto, rompendo le scatole della Commissione, avendo tabelle che non erano uscite dalla nostra regione, che noi rischiamo di perdere 800 milioni di euro. Sono sospesi, sono fondi sospesi. Per trasparenza lo abbiamo immediatamente comunicato, anche per pungolare, datemi la mossa, perché questi soldi, se non li mettete in regola, tornano indietro. Cioè noi ci puzziamo dalla fame e ci permettiamo di far tornare i soldi indietro. A livello nazionale sono 7 miliardi e mezzo. 7 miliardi e mezzo che tornano indietro. Cioè si spiega meglio perché sono sospesi. Nel senso che questi 800 milioni di euro sono sospesi perché la Commissione europea ha gli avvocati che non hanno fatto controlli precisi, ci sono state delle irregolarità nella distribuzione dei fondi e una su tutte è nell'affidare gli appalti pubblici. Appalti pubblici vi dice niente, la vogliamo chiamare in qualsiasi maniera, si chiama mafia. La risposta del signor Vendola è arrivata immediatamente, pubblicato la mattina, è andato a TG5, io manco lo sapevo perché noi manco lo prendiamo TG5, su! A dire non è vero, questi prelievi sono subito impreparati, dicono falsità e si è subito cercato di mettere la pezza. E la pezza qual è? Che non è soltanto la Puglia ad essere in queste condizioni, ci sono altre regioni d'Italia meridionale. Scusa, ma che cacchio di scusa è? Ma comune mezzo gallo? Che significa? Una risposta, via, ciao, bocciato, hai fatto la tua figura. Seconda scusa. Ma questi sono progetti presentati dalle aziende private, quindi noi non c'entriamo nulla, non vedo neanche questo, perché ci sono dei comitati di controllo, di certificazione, di audit fatti dalla regione, composti da funzionari regionali, quindi c'entra la regione pubblica. E come sono composti queste autorità di certificazione, di autorizzazione, di audit? Su nomina politica. Una delle nostre proposte, infatti, a livello regionale è nomina politica un cavolo, tu fai un bando, almeno per titoli, con esami ancora meglio, e li scegli così chi deve controllare, chi deve assegnare i fondi. Ci voleva tanto? No, perché dobbiamo aiutare gli amici e gli amici. Dei bandi, ecco perché noi facciamo, anche se non è compito nostro, ma noi utilizziamo i soldi del gruppo per fare informazione. Tutti e 17, ognuno nella propria circoscrizione, ha fatto delle giornate informative, non si usa l'inglese, quindi dobbiamo dire info day, ok, in cui abbiamo illustrato cosa sono i fondi diretti, cosa sono i fondi indiretti, abbiamo messo a disposizione dei consulenti, a proposito poi vi diamo la mail, che cominciano a fare una cernita delle idee progettuali. Perché molto spesso i cittadini, se hanno bisogno di fare un'attività, perché il posto pubblico è fisso, ce lo siamo scordati, non c'è più, se mai ci fosse stato, si vuole rimboccare le maniche, ma si perde nel marasma di quel blog, che apri finestre, se ne aprono delle altre, ti sei completamente perso. Il sito europeo sui fondi ci sono, è tutto pubblico, abbastanza trasparente, ma ti perdi se non sei un professionista. Allora vi mettiamo a disposizione un consulente che vi dà la prima idea, sì, questa idea progettuale si può fare con i fondi diretti, il bando non è ancora uscito, il bando è uscito, è questo. Noi abbiamo anche dato libertà a questi ragazzi che sono
Ragazzi, è capitato un paio di ragazzi, questi consulenti sono ragazzi meridionali che sono dovuti andare a Bruxelles per lavorare, e sì, però alla fine tornano sempre qui, sono sempre a disposizione nostra, e quindi possiamo fare questo, ma non faremo solo questo, dall'informazione cerchiamo di fare la formazione. Siccome quello è un vero e posto, un vero e proprio posto di lavoro, pulito, di cui la nostra terra ha bisogno, sviluppare, cercare di creare degli europrogettisti locali, avere di fiducia 2-3 per provincia, magari, che danno una mano alle associazioni, ai comitati, al consigliere comunale che entra dentro. Una proposta, e questa dobbiamo sviluppare poi insieme, vedere, noi abbiamo diritto ad avere degli sportelli pubblici, gratuiti, comunali, ci stanno solo a Bari e a Lecce. Lecce funziona così, Bari funziona bene ed è affidato all'università. Ma dovrebbe esserci, vi dico di più, ci dovrebbe anche essere un assessorato agli affari europei, in ogni comune. Ci sono comuni, sindaci di comuni del nord Italia che hanno deciso di rivoltare con un calzino il proprio paese utilizzando solo i fondi europei, perché hanno capito che dalla regione e dal governo centrale non arriverà più niente. Che le piccole e medie imprese stanno con la canna del gas, che le ASL, i servizi sociali, stanno con la canna del gas, che la Caritas non ce la fa, che aumentano le persone che vanno a mangiare lì, se vogliono mettere un boccone in bocca, e si sono rimboccate le mani, vi dirò di più, perché mai i funzionari pubblici non si devono formare obbligatoriamente e imparare cosa sono i fondi europei, dare l'informazione al cittadino? I medici hanno l'obbligatorietà di formarsi. Gli ingegneri, gli infermieri, gli insegnanti si devono formare, anche tu, funzionario pubblico, che hai il lavoro assicurato, ti devi formare costantemente. Un sindaco di Bolzano ha preso e ha mandato in spedizione formativa in Polonia i propri funzionari, perché ha visto che la Polonia ha questa grande abilità di captare i fondi europei. E ha preso e ha detto, ma studiare, vedi com'è, i polacchi sono più intelligenti di noi? Chi l'ha fatto qui? Io non ho mai sentito nessun comune che ha preso e ha spedito. Noi non siamo nemmeno capaci di fare i progetti europei. Io sono di comuni che hanno presentato per far vedere che presentano il progetto e tornano indietro, non entrano manco in classifica perché hanno dimenticato di compilare qualcosa, l'hanno capito e compilato male. Sono di palazzi nobiliari che possono diventare musei. E qui tutte le regioni, tutti i comuni dell'Italia meridionale o non l'hanno mandato oppure non sono stati capaci, non hanno preso manco il punteggio. Un'altra cosa buona dei fondi diretti è che la Commissione ci dice dove sbagliamo. Quindi alla prossima scadenza del bando lo puoi ripresentare e correggere i tuoi errori. Che cosa vogliamo di più? La commissaria Crezzo, che è una commissaria rumena, un ex parlamentare, quindi sa, è in contatto col territorio, poi viene da una nazione che è disgraziata come le nostre regioni meridionali, ha istituito una vera e propria task force, ha inviato i propri funzionari della Commissione europea a controllare le regioni meridionali perché stessero in queste condizioni. Dopo la seconda, la terza programmazione, possibile che ancora siamo meno sviluppati? Questa è una bella battutata. Grande, il virtuoso, questo è il virtuoso. E questo quanto riguarda la vecchia programmazione. La nuova programmazione avrà imparato, no? La programmazione 2014-2020, siamo a maggio 2015, non è partita. Prego. Allora, Matteo si occupa di fondi europei. A onore del vero, visto che è assente il nostro Gianni Fiore, che per motivi personali è scandidato sindaco, lui anche si occupa di loro progettazione, quindi nella nostra visione per Macedonia abbiamo già previsto questo e nel programma regionale abbiamo previsto uno sportello per cui io mi sono impegnato in questi anni a fare dei progetti europei per quanto riguarda la terza e quindi ho dei miei clienti che mi stanno dietro e li sto seguendo. Però il problema qual è questo? Quando si parla sempre di progettazione, perché noi abbiamo presentato un progetto e deve essere finanziato. Allora noi tecnici, ingegneri o architetti o chi altro, deve impiegare
parte del suo tempo, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, per la progettazione, non sapendo se va in porto. Quindi da parte nostra è un lavoro incognito, e quindi questo che è alla base poi di progetti scarsi che casomai vanno in comitiva, vanno in Europa, e casomai non possono essere finanziati perché casomai sono mancanti di alcune diciamo alcuni approfondimenti. Allora io, la mia domanda è questa: se in Italia noi non vogliamo perdere queste cifre che lei ha detto, la progettazione che poi è alla base, casomai io sto parlando diciamo del mio mondo, non voglio dire, casomai quando si dedicano a noi insomma di strutture di depurazione, che sono comunque delle opere che bisogna fare, se il progettista non viene sovvenzionato prima o durante la progettazione, ma soltanto all'inizio dei lavori, quando casomai si sono avute già tutte le autorizzazioni, è chiaro che è un sistema che non va in porto, e quindi ci sono delle mancanze, delle lacune, e poi è molto facile che il progetto non è fattibile. Allora, io so di perché due dei miei collaboratori sono ex europrogettisti. Allora, c'è sono due tipologie diverse. Allora, uno si fa pagare prima, si faceva prima, cioè decideva di per progetto, a seconda dell'entità, di dedicare una quota, indipendentemente se il progetto va. E giustamente c'è del tempo, c'è del lavoro, c'è una professionalità, e c'è chi invece ha deciso di aspettare la fine del progetto. Sono scelte di vita, sono anche, dipende anche dall'esperienza che tu hai. Se tu sei certo delle proprie capacità, non puoi anche aspettare, quindi dici mi dai un anticipo, questi poi li scali quando avrai i soldi. Ho capito, però dobbiamo anche in questo dobbiamo diventare imprenditori di noi stessi. Qualsiasi lavoratore autonomo sa che c'è un investimento e non è detto che rientra. Tu ci metti il tuo tempo, ci metti la tua passione, ci metti la tua esperienza, ci devi studiare, eccetera, e c'è chi ci mette la benzina, il prodotto primario, c'è l'agricoltore, ci mette il tempo, il gasolio, uguale, vale per ogni libero professionista. Quindi regolamentare questa cosa non so quanto possa essere fattibile. No, perché il finanziamento arriva nel momento in cui iniziano i lavori. E allora sta a te, se tu sei, guarda, lo scavotaggio può essere quello che ti ho detto prima. Tu gli dici, ti anticipo che ti devo mangiare nel frattempo, nel momento in cui il progetto andrà, tu li prenderai da quella fase. Cioè dobbiamo anche uscire dalla mentalità della certezza del guadagno. Sì, sì, però è un po' cupa questa cosa, perché a questo punto nessuno andrebbe a farsi commissionare il progetto. E no, dobbiamo avere la fiducia, dobbiamo essere sicuri, il progetto deve andare. Ok, poi possiamo anche essere d'accordo che però se non si tratta di un fondo indiretto ci abbiamo la paura che ci sia un top in regione, che arrivi la prima tranche e non arrivano tutte le altre. Io so di pescatori, ma poi questi un giorno te li faremo farò presentare, che hanno dovuto aprire e essere scoperti in banca di 200.000 euro perché il fondo era bloccato, perché non sapeva cosa si faceva, fa acquacultura, vuol fare ostriche nel Mar Grande, nel Golfo di Taranto, però non si sapeva se c'era bisogno della via oppure non c'era bisogno, perché l'acquacultura non fa parte, se lo rimbalzavano regione, comune, perché il casino l'ha fatto il comune, regione, regione, ministero. Se risolta questa cosa, guarda caso sotto campagna elettorale, l'assessore Nardoni si è fatto da fare. La prima premessa, e se noi mettiamo le persone sbagliate al posto sbagliato, se noi mettiamo un cementificatore a fare l'assessore all'agricoltura, Nardoni è un imprenditore edile, un mio compaesano, ma me ne frega relativamente, è un imprenditore edile. O fa ristrutturatore di casa, è costruttore, è un palazzinaro, ed è assessore all'agricoltura. E poi dobbiamo considerare cosa è successo. Diventa un mestiere, ci sarà una prima fase di vendita e poi le cose devono andare. Se poi mettiamo in regione queste maledette autorità di gestione, di certificazione, di controllo, le persone giuste, non avremo la paura di aspettare. C'è anche un'altra gente che mi viene a dire, guarda che
No, c'è l'Università dell'Idrogeno di Bonopoli, professor Conella, che studia le energie rinnovabili, l'idrogeno, come fare fuel cell, eccetera, aspetta 200.000 euro, gli toccano, la Regione Puglia ha dato soldi a tutti, a lui gliene sta dando, perché gliel'hanno detto in faccia, perché sta facendo, viene molto spesso ospite negli eventi del Movimento 5 Stelle fa. Vi pare normale? Se sta adesso questa settimana il professor Defendi sta di fermo, non venire più, perché rischi di mandare all'aria un progetto. Ma se noi siamo quelli che parliamo di terza rivoluzione industriale, di energie rinnovabili, stop alle fonti fossili, e loro invece fanno i decreti sblocca Italia o sfascia Italia, meglio definirle, non è mica colpa nostra. Se vedo la Puglia, il signor vedo la Puglia è in partito dove c'è scritto ecologia, ma c'è solo scritta, e io vengo da Taranto e so che di ecologico a Taranto non ha fatto proprio niente, tant'è che noi lo chiamiamo quel partito sinistra oncologia e libertà. Ecco perché è importante mettere le persone giuste, giuste nel senso oneste, minimo oneste. La competenza è anche una cosa importante, dice bene, ma la competenza poi della crede, perché noi del Parlamento europeo non sapevamo assolutamente niente. Non sapevamo come funzionava. Adesso lo stiamo meglio di loro. Ma nell'insieme. Però poi c'hai anche uno staff di collaboratori che devi anche scegliere per bene e sapere di che materia, di che cosa stai parlando. Tornando alla programmazione 2014-2020, noi siamo in un ritardo mostruoso. Abbiamo per gli accordi di partenariato, che sono quegli accordi che si fanno fra le regioni, gli enti comunali, le associazioni di categoria, tutti i sindacati, per creare una programmazione lungimirante, gli sono state approvate soltanto a ottobre 2014. C'è tutta stata una trafila, avanti e dietro, no, non va bene, corregge, avanti e dietro. Siamo arrivati alla fase dei piani operativi, ma siccome è passato il 31 dicembre 2014, abbiamo dovuto fare in seduta plenaria una votazione per consentire che passare un'unanimità, ci mancherebbe, per cui c'è stato un meccanismo in carryover e riporto. Quei soldi che non sono stati spesi nel 2014 perché non eravamo preparati sono stati riportati nel 2015, ma noi intanto abbiamo perso un anno per già partire e far arrivare i soldi alle piccole e medie imprese, alle micro imprese, alle associazioni, ai comuni, un anno. Questo è la Puglia migliore, questa è la Puglia virtuosa nell'attirare i soldi. Cosa ancora peggiorativa che io vi devo dire, sapete che del piano Juncker? Piano Juncker, sapete che c'è, come dire, il Renzi europeo e Juncker, ok? Il capo del governo europeo ha la grande genialità ha trovato lui e il suo vice di pensare di uscire dalla crisi economica creando un nuovo fondo strategico. Poi sovrano usare le parole, no? Fiscal compact, tutte parole lunghe. Questo piano strategico, invece di mettere soldi puliti verso nell'economia, sentite parlare di 315 miliardi. In realtà sono 21 miliardi. In parte finanziati dalla BEI, una banca che dovrebbe pensare solo e semplicemente all'economia vera, reale. Ogni paese deve presentare dei propri progetti, ok, delle proprie proposte che andranno a far parte di questi fondi, ad essere finanziati da questi fondi strategici. Volete sapere l'Italia che cosa ha presentato come fondo strategico? Perché poi questi soldi da 21 diventano 315. Con un effetto leva da 1 a 15, questa si chiama ingegneria finanziaria o fantascienza finanziaria, perché devono incentivare i privati a investire in questi progetti. Ok? Sapete l'Italia che fondi, per quali progetti ha chiesto questi fondi? L'ha chiesto per la TAP, l'ha chiesto per l'IVA. C'è questo che loro vogliono finanziare. Un'azienda che è morta, che crea morte e distruzione delle altre economie, privata, e la TAP, che a noi non serve. E ribadisco, la TAP non si fa né a San Foca, né a Brindisi, né a Taranto, perché noi di gas non ne
abbiamo bisogno, siamo autosufficienti. Non permetteremo mai di deturpare zone litorali come quello salentino e sull'Adriatico per una infrastruttura, che poi chiamano infrastruttura energetica, che non serve. Che non serve. Aggiungere ha fatto l'interrogazione. Diciamo che gli attivisti sono messi a zecca e non ci hanno volato, che non l'abbiamo presentata, ma questo, a questo dovete servire. E la commissione mi ha fatto un'interrogazione bella, precisa, li abbiamo messi proprio all'angolo. E la commissione ha detto: è vero, tutto vero, non si può fare, in questa zona non si può fare, ci sono delle regole da rispettare, c'è la valutazione di impatto, di incidenza che va fatta. Rivolgetevi allo Stato membro. All'Italia. Siamo nella tesi del VIA per il GPL. Siamo nella tesi del VIA, per perché ministeriali. Cioè l'aspetto tecnico è stato superato. E poi vabbè, questa noi l'abbiamo presentata un po' di tempo fa, due mesi fa. Sì. Noi dobbiamo andare a criticarla, ma dobbiamo farlo a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale. E torniamo a bomba. Se non abbiamo dentro in regione i nostri. Ma anche a livello comunale. E ho parlato con Alfredo, le avete tutte e due le elezioni, non potete scappare, avete un voto solo, avete la possibilità di mettere gente pulita e onesta dentro sia in comune che in regione. Questa possibilità non la avete, dobbiamo aspettare altri 5 anni, penso proprio io. Non ci arriviamo più, ci deve essere. Come fare le leggi, stanno i fondi per la pesca e per l'acquacultura. No, voglio dire una cosa. Fermo biologico 2009, fermo biologico obbligatorio dallo Stato, il pescatore piccola pesca che starà alla fame. Devo ancora avere risorse, sono finiti i fondi. Sì, ci sono anche già che questo è un fermo obbligatorio dello Stato. Ci arriverà anche in commissione. Ma quando arriveranno? In commissione agricoltura c'è già anche uno studio, perché ci sono 23 miliardi che non sono di ritardi di pagamento, fra cui anche questi. Ma se pago quello del 2014, 2009 ormai è andato. No, quelli più arriveranno quando e come non si sa, nel frattempo siamo falliti, questo è anche vero. Allora questo è un altro compito a casa. Ma meglio male. Il pescatore sarà aspettato da quanti anni aspetta i soldi? Da 2008, passa 6 anni. Giorno per giorno, i fondi sono finiti. Poi sarà pari 800 milioni. Ragazzi, noi siamo strumenti delle vostre mani. Questo lo studiamo. Sono 6 anni che aspettiamo, la piccola pesca, i fondi, fuori fermo di oggi obbligatorio. Facciamo una cernita dei soldi che non sono stati, di bandi vinti e di soldi che non sono stati distribuiti. Se allora devono far fermare il barco obbligatorio, devono avere i primi fondi, fanno prima fermare, poi dopo andiamo a lavorare per far. Ci dispiace, purtroppo ragazzi miei, i fondi non ce ne sono. Io ho un'azienda, mi devo fermare 45 giorni senza soldi, perché? Marco, stai segna. Ci basta il blocchetto, mi sa. Poi chiaramente ci fermiamo. Io a casa mia ho 5 figli e 4, a casa mia siamo 13 persone. Complimenti. Ogni giorno sono 100, voglio dire, lo sto a 100 euro al giorno. Se no a me mi fai fermare 45, mi dice dopo che riparto a lavorare, che li fessi, andiamo tutti a lavorare. Ragazzi miei, i fondi non ce ne sono, perché se li sono divisi i vitalizi loro. Allora, è sempre lì, poi torniamo sempre lì. Ah, come mio, se un buone volete la faccio, ma ne è tutto, ma anche a un ne serve mai in votazione. A passare, se faccia fare bancare per la mano. Che è un problema? Allora, concediamo altri 10 minuti ai nostri relatori, perché poi devo andare a prendere il treno per ripartire. Non c'è problema, l'accompagno con la sbarra. Il senso dell'umor ai consiglieri di Mafedonia, dovete aprire.